Welcome friends, bienvenidos amigos, ciao amici. Finalmente eccoci qua con un altro video. Oggi abbiamo qui la Mi Box in versione internazionale, cioè quella con la spina italiana. E per questo devo ringraziare GearBest che gentilmente mi ha inviato questo prodotto da recensire, da provare. Era da tanto tempo che lo volevo. Se non me lo inviava GearBest me lo sarei comprato. Comunque, procediamo con la recensione di questo bel prodotto. Sigla! Oh, procediamo con l'unboxing. Allora, come detto prima, questa è la versione internazionale, cioè ha la spina italiana. 2 giga di RAM e 8 giga di ROM. È un quad core Cortex A53. GPU Mali 450. A bordo troviamo Android 6.0. Supporta Google Cast ed è questa versione in 4K Ultra HD. Allora, qui abbiamo l'ingresso per l'alimentazione, la porta USB, HDMI e l'uscita AUX. Beh, ha un design molto carino, minimale. Ok, mettiamolo qua. Qui abbiamo la manualistica, vediamo un po' com'è, curiosità. Beh, semplice, no? Come vi ho detto, l'alimentazione, USB, HDMI e audio. Allora, qui troviamo dentro il suo caricatore, cioè il cavo di alimentazione col suo trasformatore, nella versione italiana e europea. Il cavo HDMI e abbiamo il suo telecomando. Il suo telecomando è Bluetooth, ragazzi, e anche la funzione vocale. Vediamo se viene munito già di batterie. Vediamo, secondo voi? No. Nella bilancia ci sono e nel telecomando qui no. Vabbè, adesso andiamo a munirci di due batterie. Ok, batterie inserite. E adesso procediamo con l'installazione. Lo collegherò alla mia TV Philips, che non è una Smart TV, è una semplice TV, ragazzi. Ok? Allora, abbiamo collegato, come vedete, i cavi alla TV, cavo HDMI e il cavo di alimentazione. Adesso andiamo a procedere con la Mi Box. Eccola qua. Inseriamo il cavo HDMI e il cavo di alimentazione. La inseriamo qui. Questo vano. E vediamo che succede.
le pile noi le abbiamo inserite. Ok. Vediamo la lingua. La sto collegando per la prima volta, eh. Ci dice di aprire l'app Google sullo smartphone. Configura il dispositivo. Ci dice di digitare configura dispositivo nella casella di ricerca. Ok, dello smartphone. Ok, vedete? Avanti. Sì, me l'ha trovato. Mi ha trovato la Mi Box. Connessione al dispositivo in corso. C'era anche un altro modo, però visto che così è più semplice. Ok, configurazione fatta. Ok, adesso siamo a posto, perché ho dovuto anche continuare la configurazione sullo smartphone, che mettete lo stesso account che avete sullo smartphone, logicamente, ok? Ragazzi, un po' di comprensione, è la prima volta anche per me che configuro la Mi Box, no? Adesso ci dice di continuare usando il telecomando. Accettiamo! No, non consento, grazie, la sì, ho capito quello che è. No. Fine. Ok, adesso siamo pronti a iniziare. Ok, adesso vediamo un po' com'è questa Mi Box. Ragazzi, mi sono girato un attimo, mi sono distratto e è partita automaticamente un'installazione di un aggiornamento, dell'aggiornamento del sistema Android. Aspettiamo che installa l'aggiornamento. Purtroppo. L'aggiornamento è quasi completato, vediamo se ce la facciamo. O devo tagliare e aspettare. Vediamo. È meglio che tagliamo. Ci siamo quasi, eh? Oh, meno male. Vediamo un po' adesso. Allora, cosa abbiamo? Google Play Film, YouTube, Play Store. Using Google Play,
e Google Play Giochi, che a me non interessa comunque. Vediamo cosa si può installare. Sì, abbiamo un po' di tutto. Beh, non c'è tutto quello che c'è nel Play Store degli smartphone. Comunque potete anche proiettare lo smartphone sulla TV. A me mi ha fatto installare, vedete, Android TV, perciò qualunque cosa avete qua, se avete un'app craccata e volete vedere la Svizzera o altre cose, la proiettate lì. Come faccio io? Proviamo ad andare nelle impostazioni. Allora, Wi-Fi, il display, Google Cast, impostazioni, suono di sistema, digital sound. Memoria interna 5 giga. L'hard disk era da 8, 3 se lo piglia. Il sistema operativo. Poi informazioni. Allora, questa è la Mi Box 3. Le patch di sicurezza sono di luglio 2017, la versione Android 6.01. Potete scegliervi la vostra schermata home. Vediamo il tipo di tastiera. Ok, va bene. Proviamo qualcosa. YouTube. Allora, facciamo subito una ricerca su YouTube e vedere come funziona. Lasciamo perdere la ricerca vocale, ragazzi, perché altrimenti non capisce nulla. Allora, cerchiamo magari il mio canale. Tecno. Eccomi qua. Ok, vi faccio pubblicità da solo. I video caricati. Vediamo com'è. Beh, per cercare dai, la tastiera è abbastanza comoda. La ricerca vocale non ve la consiglio. Non ve la consiglio. Vediamo se mi trova Andrea Galeazzi. Andrea Galeazzi. Andrea Galeazzi. Andrea Galeazzi. Oh, me l'ha trovato. Il mio YouTuber preferito. Mo, insieme a qualcun altro. Diciamo che come app di YouTube non è male, dai.
Adesso vediamo qualcos'altro. Allora, Chrome sarà già installato? Ragazzi, ho dovuto spegnere la Mi Box e riaccenderla nuovamente perché il Play Store era andato in crash, molto probabilmente perché ho fatto l'aggiornamento e dovevo spegnerla. Comunque ho notato che l'app Chrome non c'è ancora. Purtroppo non c'è l'app per navigare nel web. Arriverà, pazienza. Adesso guardiamo che app di maggior uso troviamo. Facebook, ok, TeamVision, Cini, Infinity, IPTV, Kodi, scendiamo, Nextly, RaiPlay, Mubi, Blomber, beh, manca ancora un po' di roba, però questa versione internazionale ha tutte le lingue, almeno l'italiano c'è. Beh, cosa possiamo dire? Per me è un ottimo prodotto. Piccolino, io ho fatto un piccolo supporto qui e l'ho appoggiato qua. Lo potete fissare anche in qualche modo dietro, vedete voi, con delle fascette, non lo so. Il suo telecomando molto semplice, Bluetooth. E una qualunque TV del cavolo può diventare smart, o anche una smart TV che non viene più aggiornata come alcuni modelli di Samsung, tipo quello di mio fratello, non può fare più niente. Mettendo questa Mi Box potete proiettare il contenuto dello smartphone nella TV, utilizzare la TV come smart. Non avete il browser se utilizzate il browser di questo, della Mi Box, ma se utilizzate il browser del cellulare ce l'avete. Per adesso non c'è, però YouTube funziona alla grande, potete installare parecchie app per vedere film. Diciamo che per me è promossa e ringrazio ancora GearBest di avermela inviata. Ci sono varie versioni di questa, però questa è la versione che ha tutte le lingue. Le altre due praticamente sono uguali. Ne è uscita un'altra che è bianca ma è solo cinese, e quella è veramente un portento, però è solo in cinese. Sono molto contento perché finalmente la mia TV è smart. Ok, che altro dire? Non saprei. Molto semplice da collegare. Il cavo HDMI è già compreso, l'alimentazione è compresa, logicamente per collegarla dovete avere una alimentazione, altrimenti non potete collegarla. A chi la consiglio? A chi vuole trasformare una TV che non è smart? A chi non ha spazio, non occupa granché? A chi ha una TV che non si può più aggiornare, perciò è come una semplice TV, non è più smart? Diciamo che prodotti simili ce ne sono tanti in giro, ok? Questo circa 50 euro su GearBest,
che costano magari anche un po' meno, che montano anche loro Android. Io non li ho visti, so che ci sono, però io sinceramente con questa mi trovo molto bene. Adesso l'ho appena accesa. Arrivano gli aggiornamenti, come avete visto c'era un aggiornamento. Altro da dire? Non saprei. Vi raccomando, iscrivetevi al mio canale e mettete un bel like, condividete il video. Questo video verrà caricato prima su Mondo Xiaomi e poi su Tecno Device. Ah, mi sono accorto adesso che è andato in screen saver, in protezione schermo. Allora, prima di lasciarvi, vi volevo far vedere che la funzione di proiezione dello schermo dallo smartphone alla TV funziona bene. Ok, non è il massimo in orizzontale, ok, però funziona. Però non nascondo che c'è qualche bug su questa funzione, ok? Non so se sarà colpa dell'applicazione che abbiamo sullo smartphone Android TV, ok, o del software della Mi Box. Non è il massimo, diciamo, fate un po' fatica a proiettare lo schermo e poi quando lo disinserite dallo smartphone qui c'è ancora. Ok, però sinceramente a me questa cosa non è che mi interessa molto, a me mi interessa usare la TV come smart TV. Per questa cosa va benissimo, ok? Per quanto riguarda questo problemino devo segnalarlo, della proiezione dello schermo. Infatti ho dovuto un po' spezzare il video perché mi dava problemi e ve lo dico. Allora ragazzi, mi raccomando, oltre a Tecno Device iscrivetevi anche a Mondo Xiaomi. Ciao e al prossimo video. Ciao ciao!